al ribasso, short, molto pesanti create nelle settimane precedenti. Il mercato era vuoto, tutto c'era la scadenza tecnica di venerdì 20 marzo. Quindi entro il 20 marzo si dovevano chiudere delle posizioni. Era proprio un rimbalzo tecnico, adesso non sto lì a perdere troppo tempo nei dettagli, ma il mercato doveva risalire in quei giorni e hanno cominciato a farlo risalire molto violentemente, ok? Ma poi abbiamo scoperto che pochi giorni prima del 20 di marzo la Fed rilascia un comunicato importante che parla di quantitative easing o quantitative credit, ovvero sia che spinge al massimo il suo bilancio, quel mille miliardi aggiuntivi di cui vi ho parlato prima. È stato annunciato esattamente un mese fa, 17 marzo. 300 miliardi investiti in dollari americani che stampano e comprano titoli del debito americano. E 750 miliardi in MBS, che non sono parolacce, sono semplicemente delle obbligazioni legate ai mutui e cose di questo genere, quindi prodotti spazzatura, no? In modo tale da sorreggere quel mercato che altrimenti sarebbe morto, anche a costo di pagare per questi strumenti qualcosa di più del loro reale valore, mettendo in seria discussione il bilancio della Fed stessa. La Fed può fallire tranquillamente come qualsiasi banca, non è perché una banca centrale è infallibile. L'unica cosa che ha è qualcosa in più, che è la stampa, di poter stampare di notte banconote. Cioè, ma perché può fallire? Perché la Fed... Perché se tutti gli attivi che hanno non dovessero valere più nulla... Ma può fallire in quanto è una banca privata. Ah, ok, sì, va bene, una banca privata, è vero, però poi alla fine c'è sempre lo Stato che emette debito. Arriviamo allo Zimbabwe con l'inflazione al 5.000%, arriviamo alla Repubblica di Weimar, sto tirando degli eccessi, non credo che capiteranno, ma solo per dire che quando le banche centrali non ce la fanno più, succedono certe cose, non falliscono, però è come se fallissero poi alla fine. E se arriva una nuova Bretton Woods, eventualmente, se ne è parlato tanto, poi oggi non se ne parla più perché non se ne deve parlare più, perché altrimenti alla gente non ritorna più la fiducia. E tutto sembrava finito il 20 marzo, con le scadenze tecniche e con la Fed. Cosa si sono inventati? Un piano da un disgraziato che si chiama Geithner, no? Adesso vediamo cosa si è inventato. E poi col G20. Il piano Geithner, no? È veramente una cosa ignobile. Ignobile perché? Prevede l'acquisto di titoli tossici dalle banche, dai bilanci delle banche. Con che soldi? Con i soldi dei privati. Ah, che bello! Il rischio viene spostato sui privati. No, mica semplice. Innanzitutto l'85% di quel valore viene messo dallo Stato come debito senza rischio, ovvero sia i privati non si assumono il rischio del debito che si prendono. Rischiano solo il capitale. Facciamo un esempio: io sono un privato, metto 10 euro, 90 li mette lo Stato, che me li presta a me, e compro una casa che vale 100. Se la casa va a 70, io perdo solo 10, gli altri 20 lo perde lo Stato, e lo Stato siamo noi. Quindi gli permette a dei privati, il piano Geithner, di comprare dei titoli. E sono solo loro a guadagnare se le cose vanno bene, ed è lo Stato, ovvero sia noi, ovvero sia gli americani, che perdono nel caso in cui le cose vanno male. Questo è il piano Geithner, la socializzazione estrema delle perdite. Una cosa veramente aberrante. Ma la cosa più aberrante è, sapete quali sono quei soggetti privati che andranno a comprare quegli asset? 5. Le banche stesse. Sono le stesse banche che, creando dei veicoli, comprano con denaro pubblico dei titoli, togliendoseli dai loro portafogli a prezzi doppi del valore reale, in modo tale che tutto il rischio cade sempre sul privato cittadino americano. E quindi stanno creando le basi di un enorme derivato. Geithner è un enorme derivato, è un rischio sistemico altissimo. E Obama sta giocando la partita a poker della sua vita. Il sistema occidentale sta giocando una partita importantissima in questi mesi. Non è finita la crisi, ma devono farti credere che è finita. E devono farti pagare col sangue dell'inflazione e col sangue della perdita di potere d'acquisto, spalmata negli anni, questo piano. Perché non si è voluto ripartire da basi più solide, non si è voluto distruggere le banche fallite, ma si è voluto salvarle
distribuendo denaro a chi aveva perso. E ancora una volta la cicala ha vinto sulla formica. Quindi il fattore chiave per riassumere il quantitative credit easing, no? Della Fed, lo stimolo fiscale, il piano Geithner e la speranza che ci sia un bottom, si arrivi a un fondo nella crisi del settore finanziario, cosa che apparentemente in questi giorni c'è, perché stanno stampando moneta, quindi stampando moneta la finanza respira, e anche un bottom del settore immobiliare, perché tutto sommato qual è il problema? Se la casa mi va da 100 di valore a 70, io ho un serio problema perché mi sento più povero. La mia famiglia, no? Se io ho un immobile e mi vale 100, va bene, ma quando mi vedo che va giù a 70, 60, mi sento più povero, e se mi sento più povero non consumo. Se invece vale sempre 100 e l'inflazione è al 20%, la casa vale sempre 80 l'anno dopo, ma non me ne accorgo perché vale 100. Solamente che poi l'inflazione, che cosa sta accadendo? In questi giorni sono usciti i dati dell'inflazione. Sono dati statistici sbagliati. Prima di tutto perché considerano la media storica considerando gli 11 mesi precedenti, no? E quindi non è la media progressiva, cioè non è che si guarda l'ultimo mese lo si moltiplica per 12, no, si guarda i 12 mesi, che quindi è una media che pian pianino si abbassa, no? Quando si alzerà sarà già troppo tardi, perché l'inflazione sarà già alle stelle e ce ne accorgiamo fra un anno. Ma intanto l'inflazione sta già cominciando a salire adesso. Il petrolio è molto più alto adesso che a inizio anno. E così vale per il platino, vale per il ferro, per il carbone, vale per molte materie prime, stanno cominciando a risalire. Quindi devono stare molto attenti a queste cose. I cinesi stanno comprando da mesi produzioni di ferro, di acciaio, di tutte le materie prime per anni. E li pagano in dollari, poi vedremo poi. Il rame in euro è raddoppiato negli ultimi 6 mesi. Ecco, io il rame non l'avevo visto, ma ecco, un'altra prova, no? L'unica cosa che non sale di prezzo è banane. Vabbè, pazienza, verrà anche il suo turno, verrà anche quel turno lì, non ci preoccupiamo. Ma non è un bene durevole.